Allora, prima della tua cena ne faccio uno io, sì, no. No, brevissimo. Nella trasmissione serale del giovedì scorso, a un certo punto, io ho detto, parlando appunto dei rapporti madre-figlia, no? Piuttosto che la madre castri la figlia, cioè crea questo legame di dipendenza permanente, è meglio che la madre si trovi 10 amanti. Cioè il termine 10 amanti era un modo per dire tanti interessi, cioè interessi che diano piacere, in questo senso, non che una persona deve trovarsi 10 amanti, fatti suoi, cioè ogni persona fa quello che si sente. Beh, però... anche se lo facesse non sarebbe niente di male. No, no, ma infatti, cioè... no, io ho voluto estremizzare in questi termini, no? Poi per far comprendere che piuttosto che costruire un legame di dipendenza con i propri figli, i figli vanno armati per affrontare il futuro, ma dopo dobbiamo avere i nostri interessi, cioè i figli non dobbiamo dare un modello di verità da imitare, dobbiamo dargli delle passioni e dei desideri e delle tensioni da percorrere, cioè per percorrere la propria vita, ma dopo noi quelle passioni e quei desideri dobbiamo cercare di soddisfarli, cioè dobbiamo cercare di affrontare la vita, per cui se qualcuno non gli è piaciuto i 10 amanti, la madre che si prende 10 amanti può prendersi anche 10 interessi intellettuali, può fare quello che vuole, l'importante è che abbia degli interessi suoi propri che gli diano soddisfazione, ecco. Sì, forse appunto è dovuto a un'interpretazione troppo letterale della cosa, nel senso, d'altronde il letteralismo è sempre la distruzione, no, anche di... qualcuno mi ha scritto, ma non siamo un po' troppi 10 amanti, come potrebbe essere, sono anche pochi, potrebbe anche dire sì, qualcun altro sì. Cominciamo a fare una dotta disquisizione sul numero degli amanti ammissibili e possibili. Vabbè, no, ma... spero che sia chiaro il discorso. Sì, ma il discorso anche questo qua, il fatto stesso, poi noi andiamo sempre a interpretare i 10 amanti come qualcosa di specifico legato all'ambito sessuale, sì. E logicamente invece noi sappiamo che tutto quanto le cose avvengono, chiamiamole, non tendiamo nel senso che diano concretamente, ma per amore delle cose, cioè nel senso che... Per Afrodite. Esiste, cioè tutti quanti i nostri comportamenti hanno questa base, il desiderio, la passione e la bellezza. Perciò non va intesa soltanto dal punto di vista sessuale, insomma. Poi se fosse che dall'intesa dal punto di vista sessuale non vedo dove esiste questo problema, certo, insomma. Infatti, sì, però nella molteplicità dell'interesse o dei desideri o delle cose che vengono fatte è sempre certo. Un elemento essenziale. Anzi, noi diremo sempre che gli interessi non sono mai abbastanza. Anzi, noi diremo che il tempo non è mai abbastanza per coltivare tutti quanti i nostri interessi, tutti i nostri amori. E d'altronde dobbiamo sempre accelerare, d'altronde la vita è dinamica e la vita, essendo dinamica, offre sempre infinite possibilità. E un guai sarebbe farle scappare qualcuna, insomma. No, volevo solo fare questa precisazione, adesso vai pure, insomma, adesso sono a posto. Passiamo a un discorso che io mi ero messo in parte e poi non l'abbiamo affrontato. Visto che purtroppo siamo ancora in fase dell'8 per 1000, e visto che la campagna dal punto di vista emotivo sul discorso dell'8 per 1000 è abbastanza consistente ed è scatenata e le inventano tutte... E qualsiasi cosa è buona, pur di raccogliere anche le 500 lire. Compreso il campionato mondiale di calcio. Ecco, io voglio ricordare un piccolo articoletto che non ha avuto quasi nessuna pubblicità. È preso dal Corriere della Sera del 10 maggio 2002. E logicamente non ha avuto pubblicità perché sennò creava problemi per quanto riguardava il caso di Cesano. Anche perché ricordo che a Cesano, nella zona dove c'è l'immediata Radio Vaticana, gli abitanti hanno detto: se non volete che i nostri figli muoiano di leucemia, non date 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. E lo scorso anno qualcuno l'ha ricordato, qualcuno quest'anno, anzi moltissimo, non l'hanno ricordato. Bene, cosa dice il Corriere della Sera di venerdì 10 maggio? Radio Vaticana, in una perizia, nesso tra onde e casi di leucemia. Per la prima volta, aperte virgolette, c'è il nesso di causalità tra le onde elettromagnetiche emesse da Radio Vaticana e i casi di leucemia della zona di Cesano, chiuse virgolette, area a nord di Roma, dove sorgono gli impianti di trasmissione dell'evidenza religiosa. E questo è il risultato di una perizia chiesta dal pubblico ministero Gianfranco Amendola a 4 esperti, nell'ambito di un'inchiesta aperta 2 anni fa, sul procedimento pende ricorso in Cassazione dello stesso magistrato, dopo che il giudice monocratico aveva deciso a febbraio scorso il non luogo a procedere in base ai patti lateranensi. La perizia è stata diffusa ieri da Angelo Bonelli, capogruppo dei Verdi della Regione Lazio. Allora, questa è un'affermazione gravissima. Qua ci sono 4 esperti, cioè non 4 persone qualsiasi, 4 persone che hanno delle capacità tecniche. Questi 4 esperti interrogati, tutti quanti hanno stabilito che esiste un nesso
tra le emittenti, le emissioni di Radio Vaticana e in caso di leucemia dei ragazzi e dei bambini di Cesano. Benissimo, questa è una notizia che non ha avuto nessun richiamo, che non ha avuto nessuna risonanza, tranne un trafiletto su qualche quotidiano. E io torno a ripetere, gli abitanti di Cesano, hanno detto chiaramente, se volete, Cesano Romano, se volete che i nostri figli continuino a vivere e non hanno di leucemia, non date l'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Questo è appunto il richiamo che faccio, visto che appunto siamo ancora in fase di dichiarazione dei redditi, e penso che torni utile alle persone ricordare questo. Se voi volete dare una dimostrazione concreta che le persone sono importanti, e soprattutto basta pensare alla volontà di silenziare il fatto appunto di Radio Vaticana, di pensare che hanno fatto di tutto per cancellarlo e perché non avvenga un giudizio da parte dello Stato, io ricordo questo particolare che quattro esperti hanno detto che esiste un nesso tra la leucemia dei bambini di Cesano e le emissioni di Radio Vaticana. Voglio ricordare una cosina, tanto per farsi un'idea. Ultimamente alcune leggi sono state cambiate, cioè praticamente dalla responsabilità penale si è passata a una responsabilità pecuniaria o comunque inferiore a quella che era prima. E questo non cambia nulla rispetto al reato commesso. Mi riferisco per esempio sia a questo episodio qua di Cesano, sia per esempio al cardinale Giordano di Napoli. Cioè, in realtà il cardinale Giordano è stato condannato per un reato commesso che però è stato derubricato, nel senso che la nuova legge che è entrata in vigore ha passato da un capo di imputazione a un altro capo di imputazione. Però il reato c'è sempre, non è che questo non sia un delinquente. E quella cosa per cui era imputato, lui l'ha fatta. È il reato che è stato derubricato, cioè il fatto che il Parlamento faccia una legge secondo cui il falso in bilancio non è più punito come reato, ma diventa soltanto un'ammenda, non c'è la carcerazione, e il falso c'è ugualmente, cioè non è che non ci sia il falso in bilancio, c'è chiaro questo, e questo vale per tutta una serie di reati che vengono un po' derubricati, un po' per interesse di un tipo di un altro tipo di settore politico o meno, che vengono cambiate le pene e le imputazioni. Però ricordatevi che il fatto resta e sul fatto viene costruito il giudizio morale, perché la magistratura dà il giudizio giuridico, noi diamo il giudizio morale, che è diverso, tanto per essere chiari. Sì, io vorrei dare una dimostrazione di come purtroppo molte volte noi siamo abituati a concepire erroneamente le cose sempre in maniera massificata. Noi siamo sempre abituati a vedere le cose con schematismi che derivano dal monoteismo, cioè bianco e nero, bene o male e avanti così. E a luglio purtroppo Claudio sarà a divertirsi in fabbrica conseguenza i primi due giovedì di luglio ho un rientro e un orario pomeridiano, per cui ci sarà Francesco che si divertirà. Perciò avrete me per i primi due giovedì appunto che farò le trasmissioni. Allora, appunto dicevo, a me interpretare la realtà sempre con questa visione dualistica, che c'è un bene, che c'è un male, che c'è un Dio, un Satana, che c'è un positivo o negativo, non mi è mai piaciuta. Perché è una valutazione che non fa giustizia della vita, che è molteplice. Allora, su uno di questi affronterò anche un paragone fra un pensatore occidentale del 1200 e un attuale uomo politico iraniano, e lo rinvio giovedì. Ma voglio dare una dimostrazione ulteriore di come queste cose sono diverse da quelle che sono. Tutti quanti noi sappiamo che esiste una forma di integralismo che deriva da ogni monoteismo. Noi abbiamo di fronte il discorso della Palestina che non vogliamo affrontare. Però c'è uno scrittore di Gerusalemme, ebreo, che ha scritto un romanzo e cui è stato intervistato. L'intervista è vecchia, ma la tiro fuori perché è giusta di proposito. E il libro si chiama Re Adamo e l'autore si chiama Shalev. Gli ha dato il titolo della recensione Con Adamo nella giungla di Israele. L'autore dice, a volte mi sembra che gli eroi biblici siano il governo ombra del mio paese, chiuse virgolette. Allora, questo è significativo. Cioè, lui non dice questo è giusto, quello è sbagliato. Lui dice, quando noi prendiamo alle nostre spalle una visione monoteistica, possiamo solo commettere violenza.
Cioè, e qui e questo è fondamentale. Ma cosa dice questo autore che è ebreo? Dice testualmente, fa: io nego il principio che è alla base di ogni religione monoteista, vale a dire che Dio sia interessato al mio comportamento. Cioè, questo è un israeliano, è un ebreo, eppure dice chiaramente, fa: io nego il principio che è la base di ogni religione monoteista. Dovremmo valutarlo per il fatto che di origine ebraica, che vive in Israele, che è un sionista, o in base a un'affermazione così intelligente? E come questo qui che è un ebreo, che però si libera del monoteismo, dall'altra parte non abbiamo una masnada di islamici che sono tutti talebani. D'altra parte abbiamo anche gente che combatte, che si rimette anche la vita, che combatte per la libertà. Perché l'abbiamo ricordato tempo addietro, un sacerdote pakistano, mullah, è stato condannato a morte perché a sue spese aveva pubblicato un opuscolo in cui criticava Allah. Benissimo, questo è un nostro nemico o è una persona che lentamente all'interno di una situazione medievale cerca di elaborarlo? Come dobbiamo comportarsi di fronte a questo che per razza è ebreo, che però afferma, dice, fa: io nego il principio di ogni dio monoteista? È una persona che dobbiamo scoraggiare perché appartiene a un'etnia, appartiene a uno stato che non potremmo provare il comportamento? O dovremmo essere più intelligenti nell'andare a cercare all'interno di ogni realtà quelle persone che sono più indipendenti e che imparano ad osservare le cose? Certo, noi potremmo fare una discriminante molto semplice nel dire: vabbè, questo è circonciso, va bene. Noi non abbiamo questo problema, cioè nel senso che non poniamo questo problema. Quello che è discriminante per noi è sempre la capacità delle persone. Cioè, a me non me ne frega niente che questo sia ebreo. Questo dimostra un'intelligenza non da poco. E poi, tra l'altro, fa questa affermazione, non la fa in un paese occidentale, fa dentro Israele. E allora, rendetevi conto che quando vi presentano il nemico assoluto, o che esiste il nemico che è rappresentato da qualcuno, rendetevi conto che vi stanno raccontando una panzana. Perciò quando vi vanno a rappresentare che esiste il cristianesimo occidentale contro l'islam orientale, non è vero niente. Vogliono soltanto portare le pecore al macello, vogliono essere loro a decidere a chi andranno a macellare. Ma ricordatevi che dall'altra parte non ci sono solo pecore, esistono persone che con enorme fatica, con maggiori difficoltà rispetto a noi, stanno combattendo per questo. E pensate che purtroppo certe volte, a causa di condizioni ambientali, sia da una sia dall'altra parte, combattono per gli stessi ideali di libertà. I monoteismi tendono sempre a massificare quelli che sono i comportamenti, da qualunque parte siano. Io ho dato un'occhiata a un libro sulle crociate viste dagli arabi, e gli arabi che vedevano i crociati parlavano di questo fervore cristiano che rende tutti i cristiani assolutamente compatti nel tentare di riconquistare Gerusalemme. In realtà noi che vediamo da questa parte, da nostra parte, sappiamo come nel 1200 ci fossero tutta una serie di fermenti all'interno dell'Europa che venivano coperti e bloccati proprio mandando la gente a massacrarsi per prendere Gerusalemme. Per cui dal punto di vista degli arabi, loro vedevano i crociati come un insieme preso dal fervore religioso, mentre noi che lo vediamo da questa parte sapevamo benissimo che c'erano tutta una serie di fermenti sociali in Europa, di richieste di libertà che venivano fermate mandando la gente a massacrarsi in Palestina. E questo vale anche per quello che avviene fra ebrei e musulmani. C'è il tentativo di massificare, ma per massificare un monoteismo è necessaria una situazione conflittuale del massacro e della distruzione sistematica. Cioè, praticamente gli ebrei riusciranno a massificare quelli che sono i palestinesi soltanto con i carri armati, soltanto con la distruzione sistematica di quelle che sono le strutture civili, le strutture della vita. E dall'altra parte i palestinesi si difenderanno come potranno difendersi con i mezzi che avranno. E naturalmente, se noi parteggiamo per una parte o per un'altra, non facciamo altro che fare il tifo.
Se noi invece guardiamo il processo storico come è avvenuto, vediamo quali sono i meccanismi che sono in funzione. Solo che qui i meccanismi travolgono gli uomini e distruggono le loro vite. Per cui io mi rifiuto di fare il tifo, però sta di fatto che quello che sta avvenendo in Palestina, ma quello che sta avvenendo anche in Pakistan, quello che rischiava di essere anche in India nel conflitto fra Pakistan e India, è una massificazione di quello che sono gli istinti per impedire proprio la diversificazione all'interno dei sistemi sociali. Cioè in Pakistan e anche in Iran in questo momento ci sono tutta una serie di forze di uscita dall'Islam, cioè di uscita se non altro dalla parte più integralista dell'Islam, che stanno per avere il sopravvento. Per impedire che queste forze di uscita dall'Islam non riescano ad avere il sopravvento nel sistema sociale, è necessario il conflitto, è necessario scatenare una guerra. Per cui fa comodo al Pakistan una guerra con l'India più o meno grande, proprio per distruggere il proprio sistema sociale, farebbe comodo all'Iran un'altra guerra in modo da impedire a questi fermenti di liberazione al suo interno, fa comodo a Israele una guerra perché blocca tutti quelli che sono i fermenti sociali al suo interno, fa comodo a tutti meno che ai singoli esseri umani. Ricordatevelo sempre, questi monoteisti giocano sempre sulla pelle degli uomini. Però all'interno di ogni Stato ci sono delle forze che spingono verso la libertà dell'uomo. Sì, io voglio aggiungere un'altra frase di questo autore, appunto, di Meir Shalev. E lui a una domanda risponde, dice: fu Davide a fare di una piccola città del deserto una capitale. Se così non fosse stato, Gerusalemme non sarebbero venuti i crociati, non avrebbe lottato per lei. Fu Davide che rese Gerusalemme importante per il popolo ebraico, per la sua fede e di conseguenza per le altre grandi religioni monoteistiche. Le conseguenze sono sotto gli occhi del mondo intero. Disgraziatamente, quasi tutte le guerre per Gerusalemme sono state guerre di religione. Ma cosa ci dice questo autore che è ebreo, che di conseguenza ha un'altra considerazione di re Davide, che storicamente non è mai esistito? Però come leggenda esiste, come leggenda fondatore. Dice chiaramente: quando si vuole fare qualcosa soltanto per porla al sopra degli altri, porla come unico valore, come unico centro, alla fine per questa cosa si creeranno guerre. Quante guerre ci sono state da parte di chi amava la Grecia per conquistare la Grecia? Ma nessuno si è pensato di andare in Grecia e dire no, perché qui è vissuto Platone, no, perché qui è vissuto Socrate, perché qui è vissuta la mitologia. Voglio che diventi mia. Erano diverse le idee dei persiani. Sì, ma io parlo appunto di chi ama la Grecia, nel senso che per una visione monoteistica gli ebrei è la città santa, per gli islamici è la città santa, per i cristiani è la città santa, e giù. Insomma, dovremmo fare un esercito per conquistare Atene, che è una città santa, Roma, che è una città santa, ma noi perché abbiamo una città santa dappertutto il mondo. Esatto, ma perché mai chi aveva una visione verso la Grecia non ha mai pensato di fare un esercito, di andare a conquistare? Per quello che è fondamentale è la capacità di elaborazione o di inventiva o la capacità culturale, cioè nel senso che una volta che hai elaborato un pensiero che non crea dominio, questo pensiero è a disposizione di tutti, perché non si creano dei custodi, non si crea chi lo deve conservare e viene dato la possibilità alle persone di farselo proprio. Difatti, se voi pensate, tutta la cultura dell'Ottocento che è amata della Grecia, partivano per la Grecia. E cosa facevamo? Andavano a visitarla, a conoscere, andavano a ripercorrere questo. Perché basta pensare che, ad esempio, addirittura Frazer, se non sbaglio, scrisse un libro sulle tracce di Pausania, cioè lui andò a ricercare i vari posti leggendo Pausania di come descriveva questi posti. Ma nessuno ha detto facciamo qualcosa. Addirittura c'è stato qualcosa di diverso. Quando, ad esempio, nel 1811 o 20 ci fu la guerra di indipendenza della Grecia, ci furono autori tipo Byron che andò in Grecia a combattere, ma non perché fosse conquistato l'impero britannico, ma per dire i greci diventino liberi, di fatto a disporre della loro libertà, della loro cultura, della loro storia. E nessuno gli disse voi dovete combattere perché dovete entrare da parte di un impero, di una città, di una società, ma dovete essere liberi. E ora, vedete quanto sono importanti le visioni di riferimento di una cultura, cioè quando noi poniamo all'inizio di tutte le cose un uno, logicamente questo uno non può essere diviso, non può essere spartito, non può essere utilizzato, perché è uno, perché è fisso. Se è due non è più uno. Esatto, allora, di conseguenza nel momento in cui diciamo che l'origine di tutto è un posto, andiamo a creare sempre questo riferimento assurdo di dire no,
solo in questo posto io devo averne il controllo. Ma d'altronde, ma perché ci deve essere bisogno del controllo materiale e materiale di un luogo? Perché c'è sempre di quel Dio che ti insegna a fare questo. Quando mai le divinità greche hanno combattuto per il possesso materiale in esclusiva di qualcosa? Hanno fatto guerre, hanno partecipato a scontri, però nessuno si vantava il diritto di dire solo io posso disporre. Se uno lo disponeva perché la sua capacità militare era forte, la sua volontà politica era determinata. Ma logicamente anche gli altri avevano questa possibilità, anche gli altri potevano agire in questo senso. Perché non ci sono state guerre di religione per il controllo di qualche santuario o di qualche tempio? Non sono mai esistite. Perché... Anzi, il Tempio di Delfo era un punto di tutto il mondo politico, di tutto il Mediterraneo, nessuno l'ha mai conquistato. Andavano tutti là, sì, a Delo, Delfo. Sì, no, ma appunto, ma basta pensare a Efeso, basta pensare, ma sono centinaia di luoghi. E ogni luogo, nessuno ha mai fatto guerra a un altro luogo per dire no, il mio è il più bello, il più grande, il mio è unico. Anzi, se hanno fatto qualcosa, hanno fatto per cercare di arricchire il loro, ma mai a danno dell'altro. Cioè, quando, la volontà di sottrazione è sempre quella del gregge. Quando a Roma si bruciano le tavolette dei libri sibillini, vanno a rifarle a Delfo, cioè vanno all'isola e le rifanno. Quando Brutto, Tarquinio Superbo vuole sentire il responso del Dio, manda una delegazione a Delfo, no? Cioè il Tempio di Delo a Delfo, no? Delfi, correggimi perché ho la testa che sta andando un po' a cartoni. È un punto proprio politico di trasferimento di tutto il Mediterraneo, cioè tutti vanno a consultare l'oracolo. Cioè ci vanno gli egiziani, ci vanno i greci, ci vanno i turchi, ci vanno i siciliani, cioè tutto il mondo va a consultare l'oracolo, per cui insomma, cioè nessuno va a conquistarlo, se è roba mia, nessuno vuole il potere dell'oracolo, cioè l'oracolo esiste in sé ed è a disposizione di tutti. Beh, esistono anche degli esempi che possono essere simpatici, che danno la dimostrazione di una certa cosa. Esiste una divinità romana che si chiama Aio Locuzio, che è una divinità che inviò ai romani un messaggio prima di una battaglia. I romani non ascoltarono questo suo messaggio e ebbero una sconfitta in questa battaglia. Memore di questo, fecero un tempo ad Aio Locuzio. E Cicerone, però da quel momento Dio non parla più. E Cicerone disse, è l'unica divinità che ha un tempio e che non parla più. Perché logicamente nel momento in cui non si è capace di cogliere il momento giusto, il messaggio, cioè non si ripete. Le cose non lo fa fare a me, cioè sprecare tutta gente. Però logicamente, nonostante questo, i romani si resero conto di aver avuto un aiuto e di aver sfuggito questo. E di essere loro incapaci a comprenderlo, di aver avuto un sostegno, hanno fatto il Tempio. Ma questo serviva non soltanto per ringraziarlo di un aiuto che loro non hanno utilizzato, ma anche per ricordarsi che alcune volte bisogna stare più attenti. Che diamo via le telefonate. Sì, una cosa però, se volete vedere un aspetto del potere di essere, di esistenza di Urano stellato, andate su Televideo Rai, credo che sia la pagina 166. Andate Televideo Rai, guardate la pagina 166. C'era stamattina, fin prima che partissi, per cui penso che sia ancora là. In ogni caso, guardate il sommario a pagina 160. E vedete la notizia sulla realtà di Urano stellato. Più di così non posso dire. Sì, allora il numero telefonico è 049 700 700, 049 700 838. So chi vuole intervenire. Pronto? Sì. Ciao fratello. Ciao. Dimmi. No, io sono solo per reclamizzare quel libro che sto leggendo, Beato Impostore. Se volete prenderlo, guardate, già preso, già preso. È anche divertente, oltre a essere veramente cioè è preciso, perché lui si cita ogni 3-4 righe sempre, ci rimanda al tale testo, sì, eccetera, quindi non è una balla, a parte che se fosse una balla l'avrebbero già impegnato. No, ma è considerato un testo fondamentale per capire, è scritto molto bene, in maniera molto semplice, chiara, perfetta. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao, ciao. Sì, beh, infatti appunto ricordiamo questo libro, che visto che la campagna che hanno fatto per Padre Pio, tra l'altro è stato anche un fallimento la sua consacrazione, delle edizioni Caos, che appunto Beato Impostore contro la storia di Padre Pio. Pronto. Quando ho cercato, sì, tu hai.
io vado a lavorare, Mona. Ma tu cosa stai facendo, idiota? Allora, questo è il massimo di intelligenza che può esprimere un cattolico. Dottore, i cristiani sono pronto? Così, sono i poveracci dei miseri. Sono andati in fonderia. Come vedete, la capacità dialettica, la capacità di manifestare qualcosa è molto simile al loro Dio, insomma. Cioè, o mi ascolti o... Non devi capire, se sei un pagliaccio, mona, un coglione. E tu, poverino, che devi dirlo alla radio a noi? No, no, ma serve per registrarle. Queste telefonate che io mando in onda, le mando in onda proprio perché vengono registrate. E restano sempre a memoria. Pronto? È un catalogo della, della demenza cristiana, praticamente. Va bene. Andiamo avanti, allora, ecco, sì. Tanto ne abbiamo registrate a sufficienza. Sì, no, ma infatti appunto questa è la dimostrazione dell'incapacità di ogni monoteista. Il problema è che Padre Pio è responsabile di genocidio, cioè questo è il punto, cioè lui partecipava all'organizzazione degli arditi di Cristo e quando i socialisti vinsero l'elezione a Battipaglia, la sua organizzazione ne ha massacrati una quindicina, li ha sparati dentro, cioè questo è un assassino. E voi costringete i vostri figli in ginocchio davanti a un assassino. Cioè, a parte che poi era anche una squalida figura dal punto di vista esistenziale, sì? Non è che fosse un... queste persone sono il massimo dell'intelligenza, perdonateli. Non ci disturbano. Oppure accettateli, è come che li accettiamo, sono il massimo dell'intelligenza, certo. Poveretti. Sì, certo. Beh, infatti di più non possono dare. Ma credo che se risparmiassero queste 200-2000 lire che spenderanno, non lo so, e li spendessero in qualche attività più proficua, farebbero... Meglio, ma è meglio che facciano telefonate che l'otto per mille. Ti vogliono dare una birra, dai, mamma mia. Adesso sei cazzo. Certo. Ti saluto. Ciao, grazie, ciao. Sì, ma in effetti la miseria umana viene costruita dal cristianesimo, cioè non è che una persona sia miseria, parlo dal punto di vista culturale, perché non ha l'intelligenza, è proprio per le sue scelte. Sì, ma infatti proprio gli errori che pronto? Uno commette, cioè non è che sono solo per le colpe degli altri, ma appunto anche perché chiaramente pronto? Esiste un'organizzazione, sì? che crea questi individui. Pronto? Sì, dimmi. Questi qui, poco vicino c'è Radio Maria, è buono ascoltare, guarda, sbaglia sempre. È vero. E chi la fin qua l'invita, il zippi forte, noi è buoni stare, fate, non stiamo a ali, segni duro, a sé che dica, a sé che dica, perché se qua, sennò non ti muoiare, a sé che dica fino in fondo, sì. Chi si sfoga puito. È vero, questa è gente che non si buoni mettere su Radio Maria. Chi qua chi aspetta, chissà quanto che sei, chi aspetta qua chi arriva. Se va a tardi ai 4:30. Sì. Già cominciai un po' prima. Dice più forti di loro. È più forte. E questi qua, questi sono qui dei cristiani che non va a curare ascoltare. Che altro radio? Immagino. Dice qua chi aspetta, vara. Sei costretti, quello sarebbe. Sei costretti a ascoltare. Sei costretti a fare il numero, quello. È vero. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ma questo per noi è molto utile, perché quando noi parliamo di miseria del cristianesimo, è la dimostrazione immediata e concreta di cos'è il cristianesimo. Pronto? Cioè che è solo miseria. E queste persone ci offrono la dimostrazione concreta, materiale e pronto? Continua, che veramente il cristianesimo crea miseria, crea povertà culturale e esistenziale. E di conseguenza noi ne siamo anche grati, noi li utilizziamo. Loro appunto sono una dimostrazione continua di questo. Se qualcuno... Perciò insomma noi li utilizziamo e ne siamo anche grati, anche perché vedete, questi sono ascoltatori che sono qui da anni che stanno ad ascoltare e non sono riusciti a cambiare una parola di quello che dicono. In sei anni che trasmettiamo sono lividi della rabbia e non hanno nessuna argomentazione da contrapporre al nostro se non aiutare voi tiri a stuprare i bambini. Fate un po' voi, cioè a che miseria un individuo deve arrivare per sviluppare se stesso la propria intelligenza. E pensate che zucconi che sono, che dopo sei anni sono rimasti a quel livello, rendetevi conto, sì? Proprio della povertà. Dimmi. Il libro cos'era? Beato Impostore. Beato Impostore, Edizioni Caos. Il libro che era parla prima il signore. Sì. Edizioni Caos. Pronto? Pronto? Non sento niente. Senti, mi senti? Edizioni Caos. Edizioni Caos, sì. Beato Impostore. Beato Impostore. Il mio è qualche libro, un buon libro, abbastanza facile da leggere. Sui greci?
Ma se invece di preparare qualunque cosa, guarda, vai in una libreria, ne trovi a decine esposte, sì, adesso. Non c'è problemi a trovare. Sia studi, sia alcuni libri originali, tradotti, insomma, se mi... Cioè, no, mi interessa che... molto il discorso dell'attività democratica. Io non ho mai letto un cazzo di vita mia, per carità, però diciamo, mi interessa, ecco. Se puoi cominciare, pian pianino. Vabbè, grazie. Ok, grazie a te, ciao. Ciao. Beh, io posso dare due indicazioni molto veloci. L'hanno appena ristampato il libro di Cal Carenni, Gli dei e gli eroi della Grecia. L'hanno ristampato dopo condizioni economiche e uno può anche darlo recuperare. O se no, ci può essere una buona informazione che Robert Graves, I miti greci, che anche lì esistono varie edizioni economiche. Perciò, beh, poi se uno cerca anche per sensibilità trova. Ultima telefonata. Pronto? Sì. E vorrei consigliarvi, chi non è con me è contro di me, io sono molto democratico, però vi do anche il libero arbitrio, però chi non è con me è contro di me. Vabbè. Voi altri, è tutto lì, la democrazia mia è questa, io sono l'assoluto. Ciao, assoluto. Ciao. Ciao, ciao. Basta telefonate. Non...